Bentrovati amici spettatori del calcio dilettantistico. Oggi verrà recuperata la partita della 10ª giornata del campionato di juniores regionali. Si affrontano la Waspak Italy che ospita la Vis Subiaco. Quasi tutti i giocatori nella metà campo avversaria. Il controllo del numero 8 Palermo, la giocata bella di Spinosa, poi dietro per Delia. Vediamo se può liberare il destro, lo fa, non viene respinto. Pantanella si ritrova lì il pallone, prova a sfidare lui l'avversario diretto. Va sul fondo del campo Pantanella, il cross in mezzo che viene buttato male fuori, alla fine però si salva con Clavisse, ma il pallone rimane comunque lì. È un assedio quello della Waspa che prova a colpire pallavino e piace però l'atteggiamento corretto da parte della Waspa, che è prolungata di Pepperoni che va a tagliare il campo ovviamente con questo traversone. Il controllo di Orlandi, sguardo anche lui dalla parte opposta, è morbido a cercare il numero 8, il controllo con la coscia quasi favorisce Terrinoni, arriva prima, infatti il 10, si continua a giocare nella area di rigore della Waspak, prosegue Favale, cross con il mancino morbido sul secondo palo, in due non calciano, alla fine vediamo se può farlo Orlandi, non l'appoggio, arriva dietro per Ramoni con il destro e c'è il gol che sblocca la partita, un'azione manovrata da tutta la formazione ospite e c'è il gol del numero 6. Al rilancio nuovamente De Santis, il cambio del centrocampo, non è Delia che di testa lì il butta avanti, prova spada, allora ancora prima giocata da tutti i giocatori con la testa, fino arriva l'opportunità per Terrinoni che è più veloce di tutta la difesa, contro lo vicino Terrinoni, pallonetto morbido, la palla che entra in porta, 1-2 della Viz. La fine della partita, ripeto, comunque lunga, adesso in salita per la formazione di Mister Togni, che tiene comunque il pallone, adesso con Palermo, di spalle c'è l'attacco dell'avversario su di lui, prova a passare due giocatori con Palermo, bravo in questo caso Scartone, controllo proprio per di nuovo il numero 8, si fa tutto il campo, come in precedenza sempre Favale, ha un bel mancino per crossare in mezzo e sotto porta, arriva anche il gol del 3-0, che adesso non c'è stato pure troppo con Marini. E tira bene, dai! Parte la traversone in mezzo, tutto solo con il petto addirittura a tirare in porta Ramoni. Ancora Regali. Palla per Picconi, lunga di Terrinoni. Quanto corre Terrinoni in questa inizio partita? Non si fa scavalcare Palladino. Bravo e attento adesso ad aspettare il momento giusto prima di intervenire. Poi però regala il pallone nuovamente agli avversari. Marini in mezzo, tutto solo. Favale se lo mangia. Il numero 8. Di testa a saltare. Palla che rimane lì al volo con il destro. Poi arriva un secondo tocco. Ed è il quarto gol per la Viz. Una buona per Spada che prova ad entrare, il rinvio del portiere, poi il tentativo verso la porta da parte di Strumeni, si distende De Santis, corre del pallone che diventa facile per Delia. Vicino c'è Pantanella, sulla tre quarti campo ancora il numero 7, Palermo, in bucata che non arriva a destinazione, Strumeni quindi anticipato l'avversario, ancora Delia, prova a rimanere centrale la Waspak, Spinosa con il fisico tiene, in bucata per Strumeni che calcia, anche adesso alto, la vista sul Diago, 15 sul cronometro, ancora 30 minuti, sbaraglia, entra in mezzo a tre giocatori, solita falcata bella del numero 2 che riesce forse a liberarsi anche al titolo, lo fa con il mancino adesso sul fondo. Contribuente messa anche se è un 2 contro tutti praticamente. Comunque riesce ad appoggiare per Picconi. Palla gestita lì, fermato da Delia con il fisico. Bene a sradicare il pallone dalla piede avversaria. Regolarmente poi anche lancio lungo Strumeni era offside. Si continua però a giocare. Palla che rimane. Arbitro! Cambio! Non si accorge che intanto chiamavano il cambio da quest'altra parte. In bella la palla per Strumeni. Poca cattiveria da parte del numero 9 che si era trovato libero in mezzo ai due difensori centrali. Ancora tenuta da Calloni, dietro per Terrinoni a sfidarsi con Baldini, è entrato Terrinoni, la battuta verso la porta che fa la barba al palo. È arrivato anche il quinto gol, i 9 uomini della Viz. Fatti vedere! Lunga! Qui! Qui! Ecco la
Mettili sulla presa. Mettili giù. Cambia tutto. Cambia tutto. Cambia tutto. Bravo, Eddie. Faccia salire. Ma fa male. E sono 6. Abbiamo preso il bagnato. Cosa costa l'altra rete di ripartenza sempre della numero 8. Vince 6-0 la Vessa, una partita mai in discussione.